Questo mese vede arrivare su Game Pass diversi titoli fantastici, a cominciare da quello più atteso di tutti. Houston, confermiamo il decollo. Starfield è finalmente arrivato e ha esaudito ogni nostra speranza. Lo strabiliante RPG d'azione di Bethesda trasporta i giocatori verso un futuro intergalattico in cui creare personaggi intricatissimi, dotati di storie e abilità personalizzate. Dopodiché, quello dipende da voi. Vagabondate liberi per la galassia nei panni di un nobile cowboy dello spazio. Trovate l'astronave ideale e rubatela senza farvi notare. Partecipate a caotiche sparatorie a gravità zero e a intensi combattimenti tra navi. Trovate nuovi animali e scoprite se sono amichevoli. Fabbricate armi, astronavi e insediamenti. Incontrate nuovi alleati e nemici. Unitevi a una fazione e dichiarate guerra alle altre. E ovviamente, passate la giornata con un robot. Con migliaia di pianeti da visitare, le possibilità sono quasi infinite. Ovviamente abbiamo un sacco di video pieni di consigli su cosa fare e cosa evitare a tutti i costi, quindi iscrivetevi e cliccate sulla campanella delle notifiche. Vi faremo da guida nel cosmo. Ora torniamo a noi e parliamo rapidamente di alcune recenti aggiunte al Game Pass che rischiate di esservi persi in tutto questo fervore. Se vi piacciono i Souls-like e distorcere la verità non vi disturba, Lies of P è il gioco per voi. Questa avventura dark fantasy rivisita Pinocchio in chiave steampunk, con un vasto assortimento di accessori robotici potenziabili che avrebbero davvero fatto comodo al burattino, soprattutto il lanciafiamme. Oltre a menar colpi con un ampio arsenale di armi altamente modificabili, Lies of P vi permette di cambiare il mondo che vi circonda scegliendo di essere onesti o disonesti con gli altri personaggi. Sia che vogliate combattere contro bizzarri robot antiquati, sia che siate in vena di frottole, Lies of P arriverà su Game Pass il giorno del lancio, ovvero il 19 settembre. Ma c'è già una demo gratuita da provare. E ne avrete bisogno, perché è un gioco difficilissimo. Proprio come Annibale che attraversa le Alpi con gli elefanti, Age of Empires 4 ci ha colti tutti di sorpresa quando è arrivato su Xbox Game Pass all'inizio della Gamescom. Ah, non lo sapevate? Sorpresa allora! Il grande classico storico si è adattato perfettamente al mondo delle console grazie all'abile modifica di alcuni comandi e a meccaniche aggiuntive come il Villager Priority System, che aiuta a gestire gli imperi senza intoppi. E per aiutarvi ad abituarvi a questi cambiamenti, c'è anche un nuovissimo tutorial che vi insegnerà passo passo tutte le nozioni di base usando una divertente campagna narrativa. Quindi se è da un po' che volete provare a dominare il mondo, Age of Empires 4 esaudirà il vostro desiderio. E quella non è l'unica lezione di storia che vi aspetta, perché Humankind sta per arrivare su Xbox e PC Game Pass. Con 60 civiltà da usare mentre avanzate dal mondo antico a quello moderno, ogni nuova partita di questo gioco di strategia a turni si svolgerà diversamente. E proprio come nella vita reale, ci sono tantissimi modi di conquistare la vittoria. Tutto, da epiche battaglie a importanti scoperte scientifiche, aumenterà la vostra fama e sarà la persona più celebre a vincere. Quindi, se volete passare alla storia, date un'occhiata a Humankind, disponibile su console e PC dal 22. Sono molti i giochi che permettono di entrare nel mondo della pesca, ma Call of the Wild The Angler è una vera e propria immersione. Questo vasto titolo open world è popolato da tantissimi tipi di pesci da trovare e catturare, ognuno programmato perché deponga le uova in determinate acque e si comporti in modo realistico prima e dopo aver abboccato, anche se francamente nessuno di essi sembra particolarmente contento. Mentre imparate gradualmente l'arte della pesca, potrete acquistare accessori di ogni sorta, come canne da pesca, mulinelli, galleggianti e ami, e mettere insieme l'attrezzatura da pesca dei vostri sogni. E il bello è che Call of the Wild The Angler è già disponibile su Xbox e PC Game Pass. Bene, aumentiamo un po' il ritmo adesso. Se avete un debole per la vertiginosa azione di giochi come Ghost Runner e Sonic Frontiers, fatevi un giro su Solar Ash, ora che è disponibile su Xbox e PC Game Pass. In questo surreale platformer d'avventura indosserete i panni di Ray, una staffetta del vuoto decisa a salvare il pianeta. Per farlo dovrà sfrecciare in strani mondi onirici dove antiche rovine costellano il cielo e la gravità è imprevedibile. Grazie alla suggestiva grafica color neon e stilosi combattimenti contro i boss, non avrete nessuna fretta di finire questo gioco ad alta velocità. E con risse tra animali e rapine in banca all'orizzonte, settembre sarà un mese incredibile per gli iscritti al Game Pass, quindi non dimenticatevi di lasciare un commento e dirci cosa non vedrete l'ora di fare. Ciao!